Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7 che scattano in questo preciso istante. Siamo puntualissimi, questa è la rassegna politicamente scorrettissima della verità. E ogni martedì, buona giornata a Francesco Galietti che è già in collegamento. Buongiorno Francesco, come stai? Ciao Daniele, tutto bene? Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Allora, per una rassegna che ha diversi fuochi da considerare. Allora, intanto, ieri c'è stata l'audizione parlamentare del generale Figliuolo, tecnicamente sul decreto sostegni, quindi più diciamo sui riflessi economici della campagna vaccinale che sulla campagna in sé per sé, ma Figliuolo ha presentato una specie di rendiconto sulla stagione Arcuri, 1,6 miliardi che ha trovato da pagare, diciamo, i conti da pagare e 345 milioni di risparmi fatti, rinegoziando una serie di contratti e, diciamo, chiudendo le famigerate primule. Si parla anche di riaperture, le discoteche. Allora, oggi è inedito, arriva il professor Galli, da sempre chiusurista, gran campione, gran cavaliere dell'Apocalisse, oggi improvvisamente è su una linea più di apertura, ma a bilanciare le cose ci pensano Crisanti, che minaccia una bomba dall'India, nuove varianti in arrivo, e Pregliasco, che dopo aver la scorsa settimana detto che i fidanzati devono solo tenersi per mano, ieri ha detto che se baciate uno sconosciuto è una roulette russa, niente meno. Va bene, poi molta politica. Il Movimento 5 Stelle, dopo l'intervista di rientro di Conte, oggi Bonafede un po' democristianamente sulla stampa, cerca di dire no, ma siamo tutti amici di Maio, Conte, il supporto a Draghi, andrà tutto bene. Ma fa rumore e se ne occupa Marco Travaglio, diciamo con armato di opportuno randello, la diaspora dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia di De Vito, consigliere comunale a Roma. Della sinistra si occupa curiosamente il Foglio, curiosamente perché vedremo la conversazione tra Claudio Cerasa e Fausto Bertinotti, entusiasti delle prospettive tassatrici evocate da Letta. Grandi tensioni dentro Forza Italia sulla prospettiva della federazione con la Lega, molto favorevole Giorgio Mulè, sentito dalla Verità, molto contrarie le ministre Carfagna e Gelmini. Risultato, una frenatina, non sulla prospettiva strategica, ma a quanto pare sui tempi. Una riunione che doveva esserci oggi anche per la scelta dei candidati è rinviata al resto della settimana, anche una serie di appuntamenti interni a Forza Italia. E poi molte segnalazioni finali. Andiamo a vedere le aperture. La Verità, doppia apertura, sotto il titolo è la denuncia di Maurizio Belpietro: 100.000 cittadini devono pagare l'IMU anche se la loro casa è presa in ostaggio. È il tema del blocco degli sfratti. Ma l'apertura vera e propria è su Figliuolo: da Arcuri, conti in disordine. Vedremo il pezzo di Camilla Conti. Corriere della Sera: entro settembre saranno vaccinati 8 italiani su 10. Questo è il piano, diciamo, nella versione più ottimistica. Pessimistico invece il Fatto Quotidiano nella sua apertura: AstraZeneca ai ragazzi, più rischi che benefici. Andiamo a vedere il giornale, così l'algoritmo spia ci segnalerà al fisco. Si tratta di un nuovo sistema, cioè un nuovo marchingegno di monitoraggio delle spese. Cioè, si apre come sempre la stagione di caccia ai contribuenti che fanno, diciamo, la parte del fagiano, mettiamola così. La Stampa, il piano per chi perde il lavoro, e infine Repubblica su altro tema ma assai interessante: uno scudo anti-hacker. Si tratta di un nuovo cloud che dovrebbe essere a prova di incursioni. Allora, Francesco, se sei d'accordo, facciamo un'incursione sui temi fiscali attraverso l'editoriale di Belpietro, che prende le mosse dalla denuncia fatta da Confedilizia al presidente Spaziani Testa. Ci sono 100.000 italiani che tra pochi giorni pagheranno l'IMU su una casa che non hanno, o meglio, la casa è loro, ma è come se non lo fosse perché non ne possono disporre a proprio piacimento. Il fisco, però, come ogni anno, reclama la propria parte che per chi non abiti l'immobile non è cosa da poco. Tuttavia, nonostante la piena titolarità del bene, di cui l'appartamento i proprietari non hanno la disponibilità, perché a far da padrone in casa loro sono altri. E chi sono questi sfortunati italiani che pagano per una proprietà di cui non possono godere? Quei 100.000 italiani che sono vittime del blocco degli sfratti, in misura dal socialismo sovietico che ritenevamo superata da tempo e che invece, grazie a Conte, è stata reintrodotta in epoca Covid. Francesco, arriva il 16 giugno, sentiamo leader politici parlare, il boom economico qua, il boom economico là, ma
16 giugno arriva l'IMU anche con questa oscenità giustamente denunciata da Belpietro. Dal 30 giugno riparte l'attività dell'Agenzia delle Entrate. Se si forma un po' di liquidità, viene drenata dalla piovra fiscale, dall'idrovora fiscale, meglio. Sì, ma non è solo questione di quanto materialmente uno deve sborsare, è proprio è il principio, cioè, questa è la classica fattispecie del cornuto e mazziato. Da una parte non poter disporre del proprio immobile, anzi vedersi imposto dalla legge di lasciare le cose come sono, dall'altra però dover mettere mano al portafoglio. E questi sono alcuni tra i purtroppo numerosi paradossi. Per nulla democratici a cui troppi si sono abituati, cioè il vero problema che vedo io è sul piano dei principi. Non si può accettare l'acquiescenza a questo tipo di violenza. In questo veramente va dato atto a te e a pochissimi altri di non aver mai cessato. Come dire, la denuncia di queste cose qui. Sono piccole, non sono tante, però è il principio che conta. Non si può far passare una cosa di questo tipo qui. Senti, spostiamoci su uno dei temi grossi della giornata, che è questa audizione di ieri del generale Figliuolo. Chi la spiega meglio, a mio avviso, è Camilla Conti sulla Verità. Arcuri è andato via senza consuntivo, ha lasciato 1,6 miliardi da pagare e la Conti, con ampi virgolettati, lascia la parola al testo letto dal generale. Fin da subito, quale primo input all'atto dell'assunzione del mio incarico, ho dato impulso tramite il mio staff a tutte le azioni necessarie al pagamento delle spese insolute derivanti da attività negoziali perfezionate dalla precedente struttura, al fine di dare respiro al tessuto imprenditoriale del paese già gravemente provato, eccetera, eccetera. In tale contesto si è provveduto al pagamento di oltre 1,6 miliardi di euro, per lo più riferiti a impegni di spesa precedentemente assunti. Non solo, poi si parla anche di un risparmio di 345 miliardi, essenzialmente facendo saltare la gara delle famigerate primule e con, diciamo, tutto il relativo progetto. Ma attenzione alla chiusura. Per il pregresso, la Ragioneria Generale ha dato mandato alla Ragioneria Territoriale di Roma di acquisire il rendiconto amministrativo dal mio predecessore. Insomma, chiosa la Conti, manca all'appello il consuntivo di quel lavoro straordinario, Conte Dixit, fatto da Domenico Arcuri. E così la Conti recupera anche il super elogio che ieri Conte sul Corriere faceva di Arcuri, ma Figliuolo dice questo, non ha lasciato, diciamo, il consuntivo di quello che aveva fatto, ha lasciato i conti per 1,6 miliardi e ho dovuto tagliare per 345 milioni. Non sembra un bilancio trionfale, no? No, è un disastro. Chiaramente c'è tutto un mondo, PD, 5 Stelle, Conte, che hanno l'interesse a dimenticare, a glissare, a voltare pagina, anche se lo stesso Conte in interviste ci rimugina, non ha mandato affatto via l'allontanamento di Arcuri, prova a dire che Arcuri non può essere confrontato con Figliuolo perché Arcuri si è trovato a intervenire in una fase molto molto diversa a quella in cui Figliuolo invece sta dando buoni risultati e così. La verità è che Arcuri è la metafora del contismo, enormi dissipazioni, assurdità pazzesche come le primule, sospetti a rivelarsi infondati e Conte non può che difendere Arcuri perché Arcuri è la sua immagine riflessa. Certo. Peraltro poi verrebbe sempre bene una proposta che aveva fatto un parlamentare, l'onorevole Zennaro, lo cito volentieri, che era quella anche di una disclosure totale dei contratti stipulati dalla struttura commissariale, no? Cioè, anche in termini, vorrei dire, da destra storica risorgimentale, fateci vedere come avete speso i soldi degli italiani. Gli altri aspetti della campagna vaccinale, il Corriere della Sera. Adriana Logroscino, o Logroscino, non so dirvi, vi dà l'obiettivo della campagna vaccinale. Figliuolo, l'80% degli italiani vaccinati entro il 30 settembre. E nello stesso pezzo ci si fa sapere che oggi i rappresentanti di discoteche e sale da ballo incontreranno
il sottosegretario Costa, non il ministro Speranza che è assolutamente chiusurista. E sul tema delle discoteche, uscita a sorpresa rispetto ai suoi standard chiusuristi del professor Galli, sentito da Enza Cusmai sul giornale: bravi giovani, ora ballate, ma solo con il Green Pass. Vabbè, al di là di questo tono sempre, no, del presi, già, ah, sei stato bravo, allora ti premio, no? Di questa libertà che uno deve meritarsi, copyright Beppe Severgnini, visione abbastanza sovietica. Però al di là di questo, Francesco, scusa, ma già questo Green Pass è discutibile, ma se poi non lo fanno usare anche per cose come queste, che lo fanno a fare? Se uno si è vaccinato, oppure fa il tampone, oppure c'ha avuto il Covid, e fatelo andare in discoteca se vuole andare, no, povero figlio, o no? Sono i grandi paradossi del nostro tempo. Quella delle discoteche è l'ultimo baluardo interno. Io continuo invece a essere fissato sulla frontiera, cioè io mi sento una sorta di drogo nel deserto dei Tartari che aspetta il ritorno dei turisti americani. No, ancora non ci siamo, c'è molto sforzo, si vede che ciascuno ovviamente è impegnato in quella che è la propria battaglia più importante. Ancora non c'è la tromba della vittoria. Bisogna lavorare su settembre-ottobre, no? Per gli americani, mi pare pacifico a questo punto, no? Mamma mia, no, invece bisogna, altrimenti vanno altrove, vanno in Grecia, Certo, vanno in certo, Spagna, vanno in Francia, vanno ovunque tranne che in Italia, che pure preferirebbero. certo. No, mi riferivo ai dati piuttosto brutti, correggimi, vado a memoria, che ha dato l'ENIT la scorsa settimana e che parlava di prenotazioni aeree verso l'Italia meno 66% giugno su giugno, 21 su 20, e meno 55 luglio, 21 su 20, no? È così, certo. Speriamo di correggere. Mentre Repubblica, opportunamente, anche qui, Michele Bocci, anche qui, facendo riferimento alle dichiarazioni del generale Figliuolo, a invocare un po' di flessibilità sui richiami, a dire: ma le regioni consentano, c'ho la vacanza quel giorno, fammi spostare il richiamo, eccetera. Francesco, per chiudere questa pagina, torniamo sulla verità, dove Tortorella tiene viva, e a me pare faccia molto bene, la questione del cover-up cinese. In questo caso, Tortorella riprende una cosa che l'intelligence americana ha fatto uscire ieri su media australiani: un altro indizio dei magheggi cinesi sul Covid. Di che si tratta? Di uno scienziato militare che avrebbe già, a inizio 20, depositato il brevetto di un vaccino. Quindi anche questo, se fosse confermato, farebbe pensare che i cinesi da prima sapevano, no, il disastro che si era più o meno consapevolmente realizzato, E certo, ma io continuo a trovare che l'apertura di credito fiduciario verso la Cina sia folle. Non ha meccanismi democratici, è un intero sistema autoritario con al centro un partito comunista basato sulla repressione. E come si può pensare che si comporti in maniera trasparente con accountability da Davvero, occidentali? Non è così. certo. Senti, arriviamo all'ampia pagina politica. Spicciamo velocemente i grillini, nel senso che ci sono i riflessi, una serie di giornali recuperano i contenuti della intervista, diciamo, di rentrée di Conte, e anche si parla dei preparativi casalignari, quindi c'è da immaginare in grande stile della messa di incoronazione che si attende entro fine mese per Conte, il quale Conte però ieri è stato più agro che dolce verso Draghi. Ah, alcune decisioni hanno sconcertato, verso Di Maio aveva il tono del preside, sì, lavorerà con me, eccetera. Oggi cerca, sentito sulla stampa, Alfonso Bonafede, ministro in epoca di Conte, ma soprattutto l'uomo che da assistente universitario conobbe Conte a Firenze e poi lo portò ai 5 Stelle, cerca di tenere tutto insieme sulla stampa. Sostegno a Draghi, ma senza indebolire l'ANAC. Il nuovo 5 Stelle avrà un'identità distinta dal PD, il conticino agli occhi di tutti, ma non fu un complotto internazionale. E allora gli fu: l'attuale premier ha qualità che servono. Tra Conte e Di Maio non esiste nessun dissidio. Chi lo dice non li conosce. I sondaggi ogni volta che ci danno per morti ci portano bene. Vabbè, insomma, Francesco, diciamo, si sono lette interviste più significative di questa, però dire che stanno tutti bene, si vogliono un gran bene, sono amici, eccetera, francamente,
fa un po' sorridere, no? Guarda, una delle cose, poi, come dire, noi siamo da questo punto di vista, visto che ogni sospetto, siamo agnostici, non siamo draghi lirici, cioè ci piace Draghi quando deve piacere, non ci piace quando non deve piacere. Però una delle cose per cui io veramente sono grato a Draghi per il suo avvento è che ci ha tolto dalle palle questo tipo di retorica qui, ipocrita, falsa. L'uso della parola per nascondere il pensiero anziché appalesarlo. Allora, veramente, ieri a un certo punto ho avuto un tuffo nel passato, rileggendo questa intervista di Conte, allucinante. Meno male che è arrivato Draghi. Oh, senti, invece si è spostato verso Forza Italia dicendo grande emozione, grande soddisfazione perché corrisponde al mio profilo ideologico, ha detto con molte G, bisognerà informarlo che ideologico regge una sola G, ma accade, questo esponente romano dei 5 Stelle, De Vito, che ebbe delle vicende giudiziarie. All'epoca noi ricordavamo, forse ricordo male Francesco, grandi difese del fatto, per una volta garantista. Adesso però che è passata a Forza Italia, Travaglio indossa diciamo, la divisa d'ordinanza, manette, casco, eccetera, e procede alle misure restrittive del caso. Un principio semplice ed elementare, qui riassume la tesi degli altri. Ogni grillino è per definizione un incompetente populista, giustizialista, manettaro, pauperista e pure comunista, insomma feccia umana, li manderei tutti a pulire i cessi di Mediaset, disse B a Corto di Stallieri. Ma se lo arrestano e o lo processano diventa un tipo interessante. Infatti, i talent scout berlusconiani avevano adocchiato De Vito fin dal giorno delle manette. Vuoi vedere, si dicevano, che non è onesto come gli altri grillini? Vedi che scava scava può esserci del buono anche in quel covo di pericolosi incensurati? Figurarsi la delusione quando la Cassazione definì il suo arresto immotivato e frutto di congetture. Fu un duro colpo che frenò per un po' le loro avance. Con tutti i problemi che a Forza Italia manca solo quello di mettersi in casa un innocente, creando tra l'altro un pericoloso precedente. Poi arrivò la richiesta di rinvio a giudizio e i contatti ripresero festosi sino al lieto fine di ieri. Se qualcuno protesta, si risponde che il nuovo acquisto è imputato, quindi ha tutte le carte in regola, almeno come soldato semplice. Se poi arriva la condanna, che sarebbe proprio l'ideale, ma anche la prescrizione, che fa comunque punteggio, scatta la promozione. Se invece lo assolvono, il codice etico forzista non perdona espulsione immediata. Vabbè, Travaglio si è divertito, abbiamo capito che diciamo, era di buon umore e ha vergato questa cosa. Però, diciamo, tra un frizzo e l'altro, tra una manetta e uno scherzo, pare che la situazione di Grillino non sia simpatica, perché scherza scherza, questo se ne va e la Raggi non ha neanche tecnicamente più la maggioranza in Campidoglio. Si dirà, si è a fine consigliatura, però non è un gran figurone, no? No, no, ma di guarda, veramente il centrodestra può solo perdere da solo. Cioè, dall'altra parte non c'è certo una formazione invincibile. Cioè, la Raggi che arriva praticamente come un'automobile che a poco perde tutto, il motore, la carrozzeria, le ruote, non c'è più niente. Però E, i candidati della sinistra, ma Gualtieri, dai! Cioè, veramente il centrodestra può solo perdere per propria manifesta volontà di perdere. Francesco è avvocato non del diavolo, ma avvocato amico in questo caso. Ma che ci deve fare Forza Italia con questo qua? Cioè uno che ha fatto più campagna elettorale dicendo ah, i partiti di destra, di sinistra sono tutti mafiosi, mafia capitale, eccetera, poi tutto incravattato in mezzo ai dirigenti forzisti a dire ah, grande emozione per l'arrivo in Forza Italia. Ma cioè, co come lo spieghi all'opinione pubblica? Anche No, non con si spiega, ma infatti questo. secondo me per accogliere certi, come dire, convertiti, meglio non accogliere i propri, ci si parla di una figura migliore, più dignitosa. Senti, non c'è invece moltissimo sul lato sinistro, se non, diciamo, francamente, ora, stamattina è una giornata un po' particolare, sorridiamo anche noi, questa surreale conversazione tra il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, e l'ex leader di Rifondazione e già presidente della Camera, Fausto Bertinotti, che è tutto contento per le uscite pro tasse di Enrico Letta. E insomma, è talmente di buon umore Bertinotti Grazie.
rievoca le pagine per lui più gloriose. Le ricordo che ai tempi della mia rifondazione alcuni compagni decisero di creare delle affissioni che veicolavano un messaggio forte, forse troppo, ma anche preciso. Anche i ricchi piangano. E perfino Cirasa c'ha un sussulto: sono tornati i tempi in cui i ricchi devono piangere. E Bettinotti: non la farei così semplice, distinguerei tra la cornice e il contenuto. Sul contenuto non ho nulla da dire, aumentare la tassa di successione è un'idea giusta, la condivido, eccetera, eccetera. Ma combattere le disuguaglianze chiedendo ai ricchi di dare di più è un'idea di sinistra che mi trova d'accordo. E lo stesso vale per l'evocazione di Piketty. Usare il nome di Piketty, di cui condivido le idee, è come usare un bengala. Si segnala una svolta, si indica una direzione. Che sia un segnale, è vero, perché già quando uno cita Piketty, le persone sagge vanno dalla parte opposta. Ma che sinistra ci hanno in mente questi, Francesco? Scusa, per capire. Beh, adesso ce la siamo un po' dimenticata perché ci ritroviamo agli Enrico Letta, ma c'è il radicascicismo, il caviale, lo champagne, il pugno chiuso, cioè noi forse ce lo siamo dimenticati, Bertinotti, Dirty Nice, no? Di Cashmere vestito, l'R rotata, no, 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 guarda, questa è, per cominciare, è una sinistra che sul conto corrente ha più soldi di me e te. E poi si nasconde in questi feticci tipo tomi marxistici alla Piketty. No, nel caso, come dire, in certo senso dobbiamo essere grati a Bertinotti perché ci ricorda cosa c'è dall'altra parte. No, no, guarda, io non riesco a voler male Bertinotti perché mi fa ridere, mi toglie, anche perché è meglio di quel mitico libro del falò delle vanità, no? Cioè, alla fine mostra i tic della sinistra di oggi col ditino ritto mentre sorseggia il caffè nella porcellana bianca e il conto corrente molto ben ripieno e le vacanze in Sardegna, in Costa Smeralda. Però il centrodestra c'ha un sacco di guai, è inutile girarci intorno. Oggi lo spiega bene Claudio Antonelli, il suo pezzo si raccomanda perché tiene insieme una cosa che vi dicono tutti: slitta ancora il vertice della destra. Doveva esserci oggi il vertice addirittura finale per la scelta dei candidati a sindaco. Non solo non si tiene oggi, ma è rinviato così a data da fissare ancora nel corso della settimana. Non solo, ma dice Antonelli. Prima c'è l'alea in tutti i sensi, la convocazione è prevista domani, della riunione del Copasir che dovrebbe eleggere il successore di Volpi. È il vicepresidente Urso a convocare e potrebbe essere ancora lui il prescelto, nonostante, diciamo, le ombre sulle attività commerciali di una sua società in Iran. Ecco, altre tensioni sono all'orizzonte. Ma non solo, c'è il tema. L'Iran, scusa, l'Iran è saltato fuori molto nelle scorse settimane. Non è che sulla Cina andiamo molto meglio, eh? Cioè, nel senso, se è intelligente e capace a cambiare idea, sarebbe crudele descriverlo come un affarista, però Urso non, in un passato non troppo remoto era sia amico dell'Iran sia amico della Cina. La sua tesi è, diciamo, cerchiamo di essere proprio totalmente fair, la sua tesi è: negli anni in cui non ero parlamentare, non avevo incarichi istituzionali, ho svolto un'attività corrispondente agli skill che avevo acquisito nel frattempo, commercio internazionale, aiutare imprese italiane a, come si dice, internazionalizzare e svolgevo anche attività in Asia, eccetera. Dice poi, naturalmente, quando ho ripreso l'attività parlamentare, ho lasciato a mio figlio, cioè questa è la No, no, ma tesi di. lui è laico, lui Esatto, non è questa è la tesi. ideologico, cioè questo è il vero distinguo. Con Iran un po' di meno, con Cina invece tanti hanno fatto affari perché il vento della storia tirava in quella direzione, nel senso dell'appeasement, della riapertura dei rapporti, del gelo, e quindi ci si sono tuffati in tanti, soprattutto sul piano degli affari. Diverso è il profilo di quelli che per ragioni ideologiche guardano sempre e solo da quella parte lì, tipo D'Alema, che hanno un odio verso l'Occidente, che hanno un odio anche verso Israele, perché purtroppo le cose spesso coincidono. Ecco, io distinguerei questi due piani qui. Urso non è un filo iraniano, un filo cinese ideologico. La federazione. Allora, c'è uno scontro pesante dentro Forza Italia,
testimoniato da un'intervista e tutta una serie di virgolettati che trovate qua e là. L'intervista, peraltro molto brillante e godibile, è quella che Giorgio Gandola fa all'attuale sottosegretario alla difesa, già portavoce dei gruppi di Forza Italia, Mulè, che va dritto contro Carfagna e Gelmini, sbagliano a mettersi di traverso. Chi dice no a priori cerca alibi per non realizzare niente. Poi pesantissimo su Toti e Brugnaro, definiti niente meno che transgender politici, imitano male l'originale come il Parmesan, così Mulè. Però le ministre, che poi, insomma, francamente non si capisce bene da quale pulpito liberale facciano, diciamo, l'esame del sangue liberale alla Lega, ma succede anche questo. Tengono il punto pesantemente. Paola Di Caro a raccontare tutto sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere alcuni virgolettati. Una decisione come quella di federarci con la Lega non può essere il frutto di un'operazione fulminea, ma deve essere discussa, approfondita, valutata con attenzione all'interno degli organismi di partito. Serve tempo, coinvolgimento e riflessione, dice la ministra per gli affari regionali Gelmini. Chissà se lo stesso approfondimento c'è stato quando qualcuno l'ha nominata ministra più volte, e aggiunge che sul merito ho già espresso le mie forti perplessità. Penso che la storia, i valori, l'identità di Forza Italia vadano difesi e rilanciati, non annacquati in soggetti nuovi o in eventuali fusioni a freddo. E poi la Carfagna. Un'operazione politica come questa non si fa con un blitz, con un tweet o un'intervista. Chi si candida a essere federatore non deve scappare. Sto ricevendo in queste, non deve, chiedo scusa, spaccare. Sto ricevendo in questi giorni una valanga di telefonate di amministratori, sindaci, consiglieri regionali che sono in disaccordo. Molti mi dicono: Mara, la Lega nel Sud è respingente, non sfonda. Non vorrei che questa fosse un'operazione per trasformare Forza Italia in Forza Lega. Francesco, ti chiedo di fare un po' il berlusconologo, cioè. Ma insomma, non risulta che queste, diciamo, ministre oggi così combattive abbiano mai fatto le barricate in Forza Italia, specie quando si trattava, diciamo, delle loro nomine. La fanno adesso. Diciamo, i loro tifosi potranno dire per nobili ragioni di principio. Qualcun altro può dire: ma non è che hanno in mente un'operazione invece con Renzi, Calenda, un centrino che si appoggia di là? È malizioso? Che spiegazione No, dai ma tu? che malizioso, avevano già altri piani, questa integrazione Lega Forza Italia scompagina le loro carte meticolosamente preparate da tempo e quindi piantano il broncio, tengono il broncio e quanto al sud che, per cui la Lega è respingente mi pare una panzana testipedale, cioè c'è un'espressione bellissima inglese per descrivere l'atteggiamento politico del Sud, bandwagoning, salire sempre, solo e soltanto sul carro del vincitore. E quindi purtroppo sappiamo che il Sud in questo asseconda delle tendenze. Quindi, se la Lega va bene, il Sud corrobora questa tendenza, se la Lega va male, il Sud accelera la disfatta. Il Corriere della Sera con Cremonesi ragiona invece, diciamo, sulla strategia complessiva di Salvini, si ipotizza una manifestazione il 19 giugno che servirebbe a lanciare essenzialmente il referendum sulla giustizia. Mentre assai, diciamo, scettica e, diciamo, compiaciuta del proprio stesso scetticismo sull'esito di questa vicenda della Federazione Repubblica, con due pagine, pezzi di Ciriaco e Lauria, i governisti di Forza Italia fermano Salvini, la federazione ora è più lontana, e nella retroscena di Lauria anche una telefonata di Berlusconi che avrebbe detto a Salvini: Matteo, è meglio rallentare, c'ho dei problemi in casa, prendiamo più tempo. Mentre, decisamente più riflessivo, Stefano Folli che ragiona sui riverberi europei, il patto di Salvini e il bivio in Europa. Dice: ma poi se la cosa andasse in porto, poi non è che puoi troppo occhieggiare con quelli di Alternative für Deutschland. Segnaliamo oggi, non abbiamo il tempo di leggere, ma volentieri segnaliamo. Come volentieri segnaliamo, però francamente è un po' curioso, Francesco. Ora, dalla settimana scorsa Giuliano Ferrara, dopo aver aggredito per mesi Salvini, l'infiltrato, eccetera, dice: ma ora però si sta incamminando sulla strada giusta, oggi parla di miracolo Salvini, però a un certo punto, diciamo,
torna il bimbo che stava sulle ginocchia di Togliatti, perché descrive così la Lega di qualche mese fa. Alla fine l'abilità conta come contano le disutilità degli avversari. Un profilo di governo e di parte, se ordinariamente legittimato dagli elettori, è certo meglio dell'avventura forcaiola e xenofoba che aveva portato l'Italia della sparatoria di Macerata e dell'assalto ai barconi ai limiti del collasso democratico, con un ministro dell'interno fanfarone e iperattivistico su spiagge inondate di mojito. Francesco, tu ed io non abbiamo lesinato critiche anche a Salvini, come a tutti, come è giusto, però non risulta che lui abbia organizzato né le sparatorie di Macerata né assalti ai barconi. Ma di che parlano? Cioè, No, ma francamente. poi soprattutto siamo alle solite. Questa è Ferrara inviperito perché Salvini non se lo fidava. Salvini non lo chiamava e Ferrara questo non l'accettava e adesso si vendica. È fantastico, va bene. Arriviamo verso la parte finale della nostra rassegna, però abbiamo delle cose tutte gravi da vicenda orribile di Saman, la ragazza 18enne. A questo punto si teme uccisa dallo zio, strangolata dallo zio, seppellita in una buca, pare dai familiari, però naturalmente il corpo non è stato ancora trovato. Rossitto sulla verità tiene viva la questione, evoca la testimonianza del fratellino buono, il sedicenne, che pare sia stato lui a denunciare lo zio. Anche il Corriere della Sera racconta bene le cose, mentre Biloslavo sul giornale spiega quello che da giorni stiamo cercando da qui di dire, questa cosa di Saman, dei matrimoni forzati, non è un'eccezione, è tragicamente una regola. In quelle comunità islamiche, le Saman d'Italia sono più di 2000 l'anno, le nozze combinate, business gestito da donne. Mentre Francesco, evocavamo la Cina prima, e anche per questo oggi bisogna prendere la verità con un caveat di Stefano Graziosi sul porto di Trieste. La Cina si avvicina al porto di Trieste, Biden vola in Europa per fermarla. E di che si tratta? Delle manovre che attraverso il porto di Amburgo Pechino farebbe sugli scali italiani, a cominciare da Trieste. Ma secondo te si è compreso, Francesco, che vale per Genova, Trieste, Taranto, per questi snodi logistici decisivi non si può scherzare, o no? No, non si può scherzare per niente. I cinesi in questo, devo dire, anche senza particolare delicatezza, hanno puntato da subito i porti italiani che sono nei corridoi strategici, cosiddetti TEN-T, e quindi hanno puntato da una parte Genova, in realtà anche un po' più in là vado, per il corridoio che finisce a Rotterdam e hanno puntato Trieste per quel lungo corridoio che attraversa l'Europa centrale, l'Austria, la Baviera, per poi arrivare fino ad Amburgo, no? Nel caso di hanno utilizzato sulla parte occidentale i buoni uffici del loro senior advisor Paolo Costa, l'ex ministro alle infrastrutture Prodiano. Per quanto riguarda Trieste, è un percorso a più tappe. Prima hanno provato a concludere un accordo con l'autorità portuale di Trieste e poi a un certo punto, naufragata quella prospettiva lì, sono tornati a carica. Hanno visto che c'era un terminalista tedesco di Amburgo, guarda caso, radicato da poco, radicato nel porto di Trieste, e si comprano una fetta di quel terminalista lì. Cioè, addirittura si potrebbe sospettare che fin dall'inizio l'accordo fosse quello. Non lo sappiamo, per adesso non lo possiamo neanche dimostrare, però Certo. sta di fatto che i cinesi non mollano né su Amburgo né su Trieste. E questo è questa perché lì vanno i loro terminali della Via della Seta e solo un deciso intervento americano può spezzare Questa cosa. questa traiettoria. Il che significa che o Biden riesce anche con le maniere brusche a far abortire questa cosa ai tedeschi, o toccherà a noi italiani, utilizzando la normativa Golden Power, cioè poteri di veto su operazioni, dire: signori, il porto di Trieste è italiano, non possiamo accettare una presenza ingombrante cinese qui perché è geopoliticamente sensibile. E vediamo se Biden riesce a risolvere la questione alla radice, cioè in Germania,
Oppure, se con la Germania in campagna elettorale, l'Eurasia ancora nei cuori, nelle menti dei politici tedeschi, allora toccherà ancora una volta all'Italia di Draghi. Ripeto, di Draghi, perché poi se al potere Conte, purtroppo, saremmo tutti abbarbicati ai cinesi. Ultime due segnalazioni. Intanto una segnalazione è morto, peraltro assai giovane, a 71 anni, Guglielmo Epifani, già leader della CGIL, poi segretario reggente dei DS, viene ricordato come merita, come persona, naturalmente con le sue idee, ma come uomo colto, elegante e gentile. Da qui facciamo non solo le doverose condoglianze ai familiari e agli amici, però anche la consueta osservazione sui media italiani. Quando muore una personalità di sinistra, viene ricordata com'è sacrosanto, con ogni onore e con rispetto del suo profilo politico, culturale e umano. Ci piacerebbe che la stessa delicatezza, diciamo, e lo stesso trattamento fosse, diciamo, dedicato, a tanti morti senza sepoltura di cultura diversa, che invece vengono sbeffeggiati perfino post mortem. Senti, l'ultima segnalazione riguarda invece il referendum sulla giustizia, Lega Radicali. Oggi il Fatto Quotidiano fa un paginone contro, questo è prevedibile, lo cura Fabrizio D'Esposito, però Francesco sono rimasto incuriosito dalla titolazione, titolo e sommario, perché si parla in particolare di separazione delle carriere. Salvini si è berlusconizzato, e fin qui tutto abbastanza prevedibile, ma come riassumono la separazione delle carriere? Il leader leghista parla come Dell'Utri sui pentiti e ora vuole la separazione delle carriere, l'obiettivo di Gelli e Silvio. Però bisognerà dare una brutta notizia al fatto che anche Falcone era favorevole alla separazione delle carriere, quindi o Falcone era un berlusconiano ante litteram o anche lui era parte dei progetti piduisti gelliani. Come la mettiamo, Francesco? Se uno è per la separazione delle carriere, è per forza, diciamo, un Non ha torbido. altri argomenti. Se nella cassetta degli attrezzi di travaglio è rimasta solo questa cosa qui, cioè la carta del complotto piduista che torna a mostrarsi, beh, veramente è a corto di argomenti, non sa più cosa dire. Allora, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Ci sentiamo questa sera alle 19 con il vice direttore Francesco Borgonò, poi domani mattina, ma da qui ad allora buonissima giornata, l'invito a passare in edicola a prendere la verità e un augurio di buon lavoro a Francesco Galietti, che ritroviamo dopodomani giovedì. Ciao Francesco, buona mattina. Ciao, buona giornata a te e ai nostri ascoltatori.